Facciamo una breve preghiera questa sera, una preghiera che guarisca la nostra carne, perché la carne nostra è la carne di Cristo, come la carne di Cristo è la carne di Maria. I teologi stanno elaborando tutto un pensiero su questo tema, caro Cristo, cara Maria, un pensiero che interessa anche noi, perché la nostra carne è carne di Cristo e Cristo è venuto per generare noi nella nuova umanità, per generarci sani come Dio ci aveva creati. Per cui è da Cristo che noi riceviamo la salvezza, la salute, e cioè la pienezza della vita. La carne di Cristo diventa così la carne nostra. Ecco perché dobbiamo fare appello a Cristo, perché in Lui, nella sua umanità, che diventa la madre nostra, umanità di Cristo, come dicono i mistici, perché nell'umanità di Cristo noi ritroviamo la nostra guarigione, il ritorno alla sanità globale. Chiediamo al Signore che tutte le malattie che non possono esistere più in Cristo, perché Cristo li ha distrutto con il suo sangue sulla croce, chiediamo perché la guarigione del nostro corpo scenda dentro di noi dalla carne di Cristo, dalla presenza di Cristo, dall'appartenenza a Cristo. O Gesù, noi guardiamo a te, guardiamo alla tua umanità, in cui tutti siamo stati generati da te, mediante l'ufficio di Maria, nostra madre, madre tua e madre nostra. O Gesù, guardiamo a te e chiediamo che dalla tua umanità, assunta dal Verbo, scende in noi quella pienezza di salute psicofisica necessaria ad essere tua carne, tua progenie, tua posterità, ad essere l'umanità nuova fin da questa vita. Signore Gesù, guardiamo alla tua umanità crocifissa sulla croce, ma presente nell'Eucaristia. Guardiamo a te, o Signore Gesù, come fonte di guarigione per noi, e guardiamo con occhi di amore, con la devozione della madre, madre e discepola prima tua, colei che è senza macchia e per questo senza nessuna malattia né nell'anima né nel corpo. Chiediamo a te, o Gesù, che come Maria fu reintegrato, meglio è integra nell'anima e nel corpo, senza malattia, senza infermità, così anche noi possiamo recuperare, mediante la sua intercessione, quella integrità sua, la liberazione cioè da tutti i mali spirituali, morali e fisici. O Spirito di Dio, che sei entrato in Maria fin dal grembo materno, o Spirito di Dio che hai attirato nel grembo di Maria la persona del Verbo, o Spirito di Dio che presiedi ad ogni rigenerazione in Cristo, vieni dentro di noi e preparaci ad essere risanati da Cristo. Preparaci, o Spirito di Dio, e tu, Vergine di Dio, Vergine nostra,
attira lo Spirito Santo su di noi, perché rinasca in noi il Cristo, o meglio rinasciamo noi da Cristo, all'immagine del Cristo, come i figli rinascono dalla madre, all'immagine della madre. O Gesù, invochiamo il tuo Santo Spirito. Non vogliamo fare un discorso difficile, ma facile, ad essere compreso dalla fede e dall'amore. O Gesù, manda il tuo Spirito dentro di noi. Invochiamo lo Spirito Santo, che scenda su di noi. E lo Spirito che opera ogni cosa, e lo Spirito che Dio in attività, Dio che agisce, Dio che opera nel mondo ed opera in noi, questo è lo Spirito, e l'amore in attività. Io esci minina numa nura e ne cosci ma tu catuna la iano fare la marini ma mai unia nuca na iano anna iure no io maramo i manha iure la lu su amico non la manna iure no. Lo Spirito di Dio scende su di noi, scende su di noi e trasformi in ciascuno di noi Cristo. Lo Spirito di Dio mettici a contatto con l'umanità di Cristo e la forza nuova di Cristo scende dentro di noi. Lo Spirito di Dio guarisce in Cristo Gesù. Lo Spirito di Gesù scende su di noi ed opera la guarigione nostra. La guarigione della mente, del cuore, la guarigione del corpo. Lo Spirito di Dio scende su di noi e caccia da noi tutte le forze del male. O dita di Dio, scendi contro di noi e vieni dentro di noi, opera dentro di noi. Noi ti chiediamo la guarigione questa sera, la guarigione dell'anima e del corpo, e chiediamo che la nostra carne, che la carne di Cristo, passando attraverso la sofferenza, arrivi alla gloria della resurrezione. O Spirito di Dio, vieni, vieni dentro di noi. Noi ti consegniamo, Spirito di Dio, tutte le nostre infermità, bruciale. Ti consegniamo, Spirito di Dio, tutto ciò che manca in noi, perché Gesù, pienezza di vita, scende dentro di noi. Spirito di Dio, vieni, vieni, vieni. Spirito di Dio scende dentro di noi e disponici a ricevere Cristo, Cristo salvezza nostra. Spirito di Dio scende dalla nostra carne perché nasca in noi il Cristo, nasca in noi la salute piena. È per questo che questa sera, Spirito di Dio, noi consegniamo alla tua sposa, alla madre, tutte le nostre infermità pneumo-psicofisiche, perché sia lei a consegnarle a te, lo Spirito di Dio, ed attingere da Cristo la salvezza per noi, la salvezza della mente, del cuore, dell'anima e del corpo.
O Maria, tu sei la mediatrice tra noi e Cristo, tu sei colei che raccoglie ogni uomo e lo immerge in Cristo che diventa così la madre di tutti gli uomini. È un mistero. O Spirito Santo, facci comprendere questo mistero. O Maria, noi ti consegniamo questa sera, disposte dallo Spirito Santo, tutte le nostre infermità, perché tu le consegni a Cristo, e in Cristo queste infermità siano trasformate. Maria, eccoci qui davanti a te, tu sei il piede della croce, tuo figlio è pendente dalla croce, quel figlio nato da te, tutte le nostre infermità bagnate dal sangue di Cristo vengono redente, vengono trasformate in salute. O Maria, ti consegniamo tutte le nostre infermità. Accetto, Maria, di essere mediatrice nostra. Il tuo Santo Spirito, lo Spirito Santo ci ha disposti a dare a te in questo momento tutte le nostre infermità e noi te le offriamo, o Maria, questa sera, le offriamo nelle tue mani perché tu li offri a Cristo tuo figlio e Cristo tuo figlio nel suo sangue ci rigeneri, ci dia una vita nuova, assorba la nostra infermità e ci dia la pienezza della salute nella mente, nel cuore, nell'anima e nel corpo. Amen. E adesso, fratelli e sorelle, visualizziamo Maria qui, davanti a Gesù, che offre a Gesù tutte le nostre infermità. E noi, erotti dello Spirito, guardiamo Maria, illuminati dello Spirito, guardiamo Maria che offre le nostre infermità a Gesù. Adesso qui la sorella leggerà tutte le infermità nostre e tutte le infermità dei fratelli e delle sorelle che da lontano ci hanno scritto. È il momento della consegna di tutte le malattie nelle mani di Maria. O Maria, in questo momento noi ti offriamo noi stessi, tutte le nostre persone, ti offriamo noi stessi con i nostri peccati, con i nostri difetti, con i nostri limiti, con le nostre infermità fisiche e spirituali. Ci offriamo tutti a te, o Maria, nelle tue mani, o mediatrice nostra, perché tu li offri a Cristo. E adesso, dopo esserci offerti a te, ti offriamo i nostri fratelli e le nostre sorelle in quello spirito di amore che ci avvince gli uni gli altri. Facciamo così questi elenchi che le leggiamo e poi dopo, ad ogni pausa, faremo un'invocazione a Cristo. Egli si è addossato i nostri dolori, si è caricato delle nostre sofferenze ed è Lui che ci dà la salvezza, per le sue piaghe siamo stati guariti. Queste parole scritte in Isaia vengono riportate da Matteo quando Gesù stende le mani sui malati e prende su di sé tutte le malattie e guarisce tutti i malati. Questa sera noi preghiamo Gesù che stende le mani su ciascuno di noi. La gente portava paralitici, ciechi, storpi, muti, sordi. Gesù toccava tutti, cioè prendeva la sordità, la cecità,
l'idropesia, tutte le malattie al suo tocco, e trasmetteva la sua guarigione, passando attraverso di lui. Le malattie venivano assorbite da lui, ma lui dava al posto della malattia la sua guarigione, cioè lui diventa salvezza, guarigione, salute per tutti. Questa sera noi chiediamo questo al Signore, il tocco. Chiediamo al Signore, con il canto che sappiamo, ti prego di toccarmi, secondo le diverse categorie, tutti quelli che in mezzo a voi hanno problemi di cancro, tumore, sospetto tumore, noduli, tutte queste persone chiedono al Signore di essere toccate, chiedono il tocco di Gesù. Chissà che il tocco di Gesù non guarisca. Comunque il tocco di Gesù ci libererà dall'angoscia. E allora tutti voi che siete in questa categoria, con l'aiuto di tutti, l'assemblea, cantate, ti prego di toccarmi, uomo di Galilea, avanti. Altre malattie fisiche, AIDS, oppure altre malattie incomprensibili, ma che si fanno soffrire, ecco, chiedono al Signore il tocco, ti prego di toccarmi, e tutti insieme noi preghiamo, perché tutti quelli che sono in mezzo a noi e hanno bisogno del tocco di Gesù per guarire da queste malattie, siano toccati da Gesù. Sono disperati, che hanno fatto tentativi di suicidio, che tuttora sono nella disperazione per motivi di lavoro, motivi di rapporti familiari, coniugali, per disastri finanziari, e sono tentati, sono disperati, non hanno requie, hanno bisogno del tocco della mano di Gesù per riavere la pace e la serenità e la via d'uscita dai loro problemi. Ti prego di toccarmi.
che hanno bisogno in qualsiasi maniera di essere consolati dal Signore. E un po' tutti abbiamo bisogno di essere consolati da Cristo, consolati da Dio. Chiediamo che la mano di Cristo si posi su di noi e ci consoli, che Gesù ci faccia sentire la sua presenza, allevia tutte le nostre sofferenze, per qualsiasi motivo siano dentro di noi queste sofferenze. O mano di Gesù, stendi su di noi e consolaci, accarezza, ti prego di consolarmi. Questa preghiera con l'immagine che troviamo nel Vangelo, le mamme che presentano i figli a Gesù perché egli li guarisca, e Gesù stende le mani e guarisce i bambini. Oh Maria, tu sei la nostra madre, questa sera noi siamo i tuoi figli qui attorno a Gesù, presentaci tutti a Gesù perché egli stende le mani su tutti noi e ci guarisca. O Maria, che eserciti questa mediazione, noi ti ringraziamo in questo momento, e mentre chiediamo che Gesù stenda la mano su di noi, noi ringraziamo te che già ci hai presentato Gesù, e ti preghiamo, Vergine Santa, di intercedere per noi, perché Gesù ci guarisca realmente, ma perché il tocco della mano del tuo figlio Gesù sia salutare per noi. Ave Maria, piena di grazia. Adesso Gesù ci dà la sua benedizione, e Maria che chiede la benedizione per i suoi figli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen.